sei tornata e come appari e cosa succede? Intanto dobbiamo dichiarare. Mi devo mettere. Questa cosa si oggi muove. Hanno tutti i problemi con quello sgabello. Va bene. No, si muove. Va bene. Okay. Lo abbassiamo un po'? No, no, va bene. Vabbè. Il problema è che si muove. Ok, vai. Okay. Vai. A posto. Ah, tu dici perché. Sì. Metto così, va. Ennesimo successo della fiction di Rai 1 al femminile. Sì. Sta succedendo qualcosa, perché diciamo la verità, Lolita Lo Bosco, Mina Settembre, Vanessa Scalera con la sua fiction, insomma, hanno Studio Battaglia, tutto al femminile, sì. Hanno collezionato successi bellissimi. Come sì. Leggi questa cosa? Era ora. No, nel senso che il mondo è cambiato nel frattempo, quindi la televisione io penso debba in qualche modo riflettere e raccontare le donne di oggi, no? E le donne di oggi sono tante, sono diverse fra loro e sono piene di contraddizioni, non sono, come dire, no? Un racconto lineare. Monocolore. E quindi tutti questi personaggi che hai nominato, Lolita, diciamo, per prima, insomma, è una donna di oggi, una donna... come ce ne sono? Però diciamo che tu porti una sì. professionalità di altissimo livello, la tua storia in breve in questo filmato. Grazie. Tu ti senti molto sola, vero? Sempre, sempre sola. E se qualcuno si avvicina, mio fratello a me ne ammazzate. Sai, da quanto tempo non baciavo un uomo diverso da mio marito? 40 anni. Riconosce quell'uomo nello schermo? Che certo, Cauganus. Tu, ora me lo devi dire che cosa devo fare. La scienza non lo sa. Tu me la devi insegnare la strada, perché è meglio che lo sai. Io non te lascio in pace fino a quando non mi dici che cosa devo fare. A papà l'hanno ammazzato. Avevi ragione tu. Siete partiti dagli inizi. Hai visto come la prima volta, cioè non vedevo questo. La primissima cosa che si è vista è Storie di mozziconi, sì, con Leo Gullotta protagonista. Ed è la primissima cosa che io ho fatto. Quanti per la anni televisione. Avevi? Ma avrò avuto 22 anni, non so, una cosa del genere. E tremavo come una foglia, intanto perché faceva molto freddo, ma anche perché era la prima volta che mi, come dire, misuravo con la macchina da presa, quindi c'erano tutte le incertezze, io venivo dal teatro, quindi, come dire, è questo mezzo nuovo e poi con questo mezzo ho cominciato a prendere confidenza, ma insomma all'inizio ero molto emozionata. Beh, lo credo. Eh sì. Ma tu come giudichi il tuo percorso professionale? Sei sempre stata fedele a te stessa? Sei sempre stata coerente rispetto a quello che volevi fare o rappresentare? Io penso di sì, nel senso che ho voluto fortemente fare questo lavoro. L'ho amato e lo amo moltissimo, quindi era un sogno che piano piano ha cominciato a realizzarsi, però con grande sforzo, grande fatica, grande studio. Questo lo dico perché è importante che anche i giovani che cominciano sappiano che non ci si improvvisa attori, è un mestiere molto serio quello dell'attore. E naturalmente a piccoli passettini ho fatto tante cose diverse fra loro. Nasco all'inizio un po' come caratterista, se vogliamo usare un termine diciamo che non si usa più tanto, perché come dire, facevo ruoli che magari non erano quelli da protagonista, mm-hmm, ma evidentemente lasciavano un segno. Lasciavano un segno. Poi quando è arrivato, se vogliamo, anche lo stesso Medico in Famiglia, il ruolo di Cettina è un ruolo di carattere, non è la protagonista, però poi piano piano si è rubata la scena, diciamo la verità, perché è un personaggio amatissimo, ma lì dipende da un'alchimia che ha a che fare sia con la scrittura, mm-hmm, della sceneggiatura, ma anche
con l'attore, come, certo, come l'attore interpreta quella parte. Veniamo al tuo ultimo ruolo, quello che, sì, adesso sotto gli occhi di tutti, il tuo personaggio sta conoscendo un'evoluzione. Sì. E forse anche l'amore, un ritorno all'amore. Sì, beh, infatti la cosa che mi piace di questa seconda serie, che è ovviamente ricca di tanti colpi di scena, storie che si intrecciano, private e gialle, no? di casi che affronta il commissario Lolita Lobosco, Luisa Ranieri. Peraltro voglio dire, attrice bravissima, bellissima, grande compagna di lavoro, quindi... Sì, anche lei ha qualcosa da dirti. Ah. Vediamo quel filmato, Elisabetta. Vediamo subito. Mandiamolo subito. Oddio. Ciao Lunetta, che bello averti come madre, che bello. Quante cose mi hai insegnato, quanto è bello starti accanto sul set, quanto è bello imparare dalla tua professionalità e dalla tua esperienza. È stato per me averti come madre un grande onore e un grande piacere. Condividere con te lo schermo è veramente un piacere. La ringrazio. Ringrazio moltissimo Luisa, perché è reciproca ovviamente, e perché non è comune che un'attrice, una collega sia così carina e generosa, no? Nei tuoi confronti. Voglio dire, evidentemente è spontaneo, perché lei è una donna autentica, come lo sono anch'io, e quindi se lo dice lo penso. Allora, visto che tu, giustamente, è una cosa che io rispetto molto, custodisci il tuo privato, sei molto riservata, eccetera, proviamo a conoscerti un po' di più attraverso la composizione di alcuni titoli. Immaginiamoci questo. Lunetta Savino, confesso di essere stata una mamma? Di essere una mamma, al momento? Perché di essere una mamma presente. Andiamo avanti. Il mio pensiero torna sempre a... mia madre. Che forse ti ha anche ispirato molto. Penso di sì, penso di sì. Ancora uno. Lunetta Savino, per il mio futuro sogno di... di fare una killer. Oh! Scusa! Questo sì che è un ruolo che scompagina! Certo! La parte della cattiva vera. E poi senza figli, per favore. Senza figli, senza mariti. Single. Anche se, dobbiamo dire la verità, noi ti abbiamo amato tantissimo nel film di Ospita, Cammini Vaganti, certo, perché lì poi viene fuori anche tutto il fatto che sei del Sud, ma con dei valori del Sud. Possiamo dirlo che adesso le donne del Sud si sono prese veramente la scena anche nella fiction e appaiono forti, con un'apertura mentale incredibile, molto moderna, al passo coi tempi. Voglio rivederla, ce l'abbiamo in quel video, voglio rivederla in quel film. Sì. Ma che sorpresa, Antonietta, non avevo capito. Luigi si sposa. Ma che bellezza. E con la Caterina. Sì. Gesù, si sposa a spiaggia libera. Così la chiamavano, la Caterina, non ti ricordi? Perché dicevano che tutti passavano e ci ficcavano l'ombrellone. Quante malignità si inventa la gente, mamma mia, che brutta cosa. Già. Com'è brutta la calunnia, mamma mia. Questo è, diciamo, un film felice, Mine Vaganti, ma questa scena è diventata una scena cult, come nel, cioè, ha continuato a girare, eccetera, è diventata virale, perché effettivamente è, come dire, rappresenta molto bene uno spaccato di una piccola città del Sud, dove la calunnia, la maldicenza ancora, evidentemente, soprattutto quando accade un evento come quello che accade in Mine Vaganti, no? di scoprire il figlio gay, eccetera, fa tremare un po' i polsi di questi genitori. Quando dire. Sei tornata a girare in quei luoghi, che sono i luoghi della tua infanzia, no? Perché avete girato in Puglia. La Puglia è lunga e grande. Allora, ma tu sei io di sono Bari? Barese, esatto. E lì siamo a Lecce, in Mine Vaganti. Ma con Lolita? Mentre Lolita Lobosco siamo proprio nella mia terra. Cioè siamo a Bari e siamo a Monopoli e siamo a Polignano. Sono proprio i luoghi che, voglio dire, più di ogni altro, insomma, mi appartengono, perché io sono nata e cresciuta a Bari.
E Bari così bella e fotografata così bene, devo dire che il regista Luca Miniero ha fatto un lavoro straordinario proprio di racconto non solo dei fatti, della storia, dei personaggi, ma anche dei luoghi. Perché Bari, ogni volta che la rivedo in questa serie, mi emoziona. Ma come emoziona me, emoziona e piace anche agli altri. E questo mi girare onora, lì, credo, mi dà grande sì. orgoglio, insomma. Lo mi credo. Rende molto orgogliosa. Allora, godiamoci la tua sì. Bari nelle immagini sì. di anticipazione della prossima puntata. E chissà cosa succederà al tuo personaggio. Chissà. Mamma, tutto bene? Sì, tutto bene. Stavo spiegando al dottore la ricetta di sottoli di zia Dolò. Ricetta fantasiosa. No, napoletana. Napoletana. Ci vuole solo un poco di pazienza. Senti, ma qui la faccenda è grave. Potrebbe essere botulino. Adesso tu mi devi dire se hai sterilizzato per bene tutti i barattoli, se hai fatto tutto per bene. Certo che ho sterilizzato i barattoli, perché mi hai preso? Certo, magari è stata una distrazione, signora, perché è probabile che sia stato proprio lo scammaro a uccidere il suo ospite. Veramente? No, no, impossibile. Impossibile. Vabbè, aspettiamo le analisi e l'autopsia. L'importante è che lei rimane calma. E come faccio a stare calma? Voi mi offendete, caporale. Questore. Vabbè, dite che non so cucinare, abbiate pazienza, caporale. Questore, non ho detto che non sa cucinare. Va bene. Allora, quando è finita questa brutta storia, venite a cena a casa mia e vediamo se so cucinare, va bene? Va bene, signora. Magari gli cuciniamo un'altra cosa. Se volete sapere perché Nunzia si trova in quella situazione, dovete vedere l'episodio di questa sera, le indagini di Lolita Lobosco in prima serata su Rai 1. Assolutamente. Comunque, sì, vabbè, questo naturalmente, ecco, è una parte dove c'è il giallo, ma c'è la commedia, o no? Perché qui giochiamo con dei meccanismi classici della invece commedia. Invece tu vuoi fare proprio il killer. Quindi noi abbiamo lanciato il messaggio, sì. Registi d'Italia, pensate a un ruolo così truce. Nero. Che sembra buona, poi Sfaccettato. Sì. La candidatura l'abbiamo lanciata. L'abbiamo lanciata. Grazie Lunetta Savino. Grazie a voi. Ci vediamo domenica.